Amici ovali, benvenuti a un altro grande derby veneto dalle mille vicissitudini e dalle mille storie. Femmice Z Rugby Rovigo Delta, Lafert San Donà. Due gradi qui al Tempio per questo undicesimo turno del campionato d'eccellenza, dove di fronte c'è la terza in classifica, Lafert San Donà, e i bersaglieri rossoblu che fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Alla luce dell'ottima stagione dei veneziani, dobbiamo notare anche una copiosa presenza di tifosi sandonatesi con tanto di bandiere, autoparlante e tantissima energia. Questo non fa altro che alimentare la voglia di vedere questa splendida partita. In realtà poi ci ripensa, ritorna sul più classico e ortodosso penaltouche. Giovanchelli, Sala alla presa, il pallone in mano a Vian. È il pacchetto del San Donà che prova ad avanzare. E buona sin qui la difesa di Rovigo, però va oltre il San Donà, va oltre il San Donà e c'è la meta, che rappresenta forse la peggior prestazione della Rugby Rovigo in questo campionato. Matt Cornwell porta anche due punti aggiuntivi, per cui al quinto minuto andiamo a segnalare gli avvinti tutti, eccezione fatta per il primo pareggio in casa, la prima giornata qui nel Veneto Derby Day con il Mogliano. Fu un 16 pari, molto bene però in questo momento Rovigo che avanza, avanza oltre la linea di meta. La meta della Femmice Z Rugby Rovigo Delta, e a segnarla è il numero 8, Matteo Ferro. Si prende tutti i secondi a disposizione, prende la rincorsa Stefan. È buona, 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 buona. Sì signori, Stefan Basson trasforma la meta di Matteo Ferro, 7 pari quando siamo al 14° del primo tempo. Si direbbe in questi casi. Giovanchelli sembrava quasi storta, ma la fa giocare, per cui va bene. Quindi attenzione, giù, 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 calcetto per se stesso, forza giù, forza giù, Giovanni Kerk! E l'aveva letta perfettamente giù. Inutile dire quanto sia importante questo giocatore per la squadra rossoblu. Tranche con Mogliano. Parte Matt Cornwell al piede. Sulle bandierine, che lo mise in grande difficoltà. Andrea De Marchi la prese buona, parte Matteo Ferro. Giorgio Bronzini dentro per Roscoe McCann, fermato dal San Donà. Proviamo lì con dei pick and go, maciniamo metri importanti. Altra fase, ancora Max Ravalle sollecitato da Edo Ruffolo. Potremmo giocare sull'out di sinistra se Giorgio se ne avvedesse. Andiamo a pulire questo punto d'incontro, proviamo a vedere come giocarla. E qui Steffi di inserir al largo, vediamo Matteo Ferro, Matteo, Jeff dentro per Roscoe McCann, la meta di Roscoe McCann. Parte Stefan molto angolato, buono, 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 grande Stefan, grande Stefan. Bene, 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 ancora Rovigo, ancora Rovigo, 8-9. E buono possesso, Lucio dentro per Giovanni Kerk, che poi si inserisce Denis Mestarovic, sostegno esterno, Denis cerca di convergere e c'è il sostegno ancora, grande Rovigo, mamma mia come mettiamo questo possesso, Francesco Menon, non siamo ancora in linea di meta, giostriamola con tranquillità questo possesso, giochiamolo, giochiamolo, Lucio allargo, allarga, Steffi, vai dritto per la quarta meta della Femmice Z Rugby Rovigo Delta. Un grande schema, una grande giocata della squadra di Pippo Frati, con Denis Mestarovic che sceglie di convergere invece di... È perfetta. Come quella della settimana scorsa, mi sono fermato un attimino perché anche a Padova Stefan ha fatto il 100%. Ex, o meglio, San Donatese anche nella stagione 2011-2012. Ci prova Corroi, però il pallone è nostro, il pallone è nostro, è turnover. Posizione 0 per Stefan, calcio, oh attenzione, Bernini stoffa Stefan Bassone e va a segnare la meta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Parte l'inglese che porta altri due punti. L'ok, introduzione. Ottimo ancora il pacaro di Gino, che prende metri, prende metri, prende metri, guadagna, guadagna, guadagna. C'è un vantaggio. Parte Stefan Vasson. Mette dentro anche questa. Si va sul riposo. Ranghi completi. Ancora De Marchi. Molto utilizzato in questa fase del gioco. Con un
Carrettino in grande avanzamento, compatto il pack rosso-blu dentro i 22, guadagniamo 10 metri. Ancora Rovigo, ancora molto bene con Andrea De Marchi. Con... attenzione, cerchiamo di andare oltre, non riusciamo per qualche centimetro, ma siamo lì, siamo lì, siamo lì. Cerchiamo di utilizzare questo vale con Edo Ruffolo alla meta. Vediamo se Edo Ruffolo o Matteo Ferro. È Matteo Ferro. Tanto Stefan Basson prende la rincorsa. Impeccabile Steffi. Vediamo Luke Mahoney al lancio quando siamo giunti al 25esimo della ripresa. Chiamata interessante da parte degli otto uomini rodicini che non danno un riferimento alla difesa sandonatese, e grazie a questa chiamata si va in meta. Parte Stefan, è buona anche questa, è buona anche questa. Ancora Rovigo, il lancio, Caffo. Ancora sale una posizione alquanto discutibile, però ci organizziamo ed è l'aspetto più importante di questa giocata per andare oltre. È buono il carrettino di Rovigo, è buono il carrettino di Rovigo. Non riusciamo ad andare oltre però, magari ce la possiamo fare in questo caso. Vediamo se riusciamo a riutilizzare l'ovale. E c'è la meta, c'è la meta. È Marco Frati. Mentre Stefan Basson prende la rincorsa. E non si fa mancare nulla, Steffi, nemmeno oggi. Finisce la partita con la vittoria della Femmice Z Rugby Rovigo Delta sull'Afer Sandona 52-17. Grande prestazione dei bersaglieri.